Due cose, anzitutto ti sei tagliato la barba, prima. No, mi sono tagliato i capelli. I capelli. La seconda cosa è che la tua, tu ricevi questo premio per il miglior show dal vivo dell'anno, secondo Mr. Fantasy, e dove eri in buona compagnia. Ero in compagnia di D'Episcopo, James Senese e Tony Esposito, che li rappresenta tutti e che è venuto. Allora preghiamo Tony Esposito di venire sul palco. Tony Esposito, dovunque va, si piglia sempre il più grosso applauso della serata, o quasi. Dimmi. Ecco, io vorrei sapere, ma cosa succede avere in una band due prime donne della percussione? Tutta la stampa specializzata ne ha parlato di queste due prime donne della percussione insieme con Daniele. Ah, dici me e tu? Te e Tullio D'Episcopo. Ah, benissimo. Ma era prevedibile che prima o poi io e Tullio ci unissimo, anche perché non ci siamo mai incontrati. Comunque qui, diciamo che la cosa più importante è un sentimento. E tutti e due questi percussionisti tengono a cuore. Ma non è più un fatto di percussionista, bassista, chitarrista e batterista, è un fatto di anima e di musica napoletana. Ok, allora abbiamo detto che Pino prendeva il premio come il migliore show dal vivo dell'anno. Il nostro profilo di Mr. Fantasy dedicato a lui, che era quello che iniziava il ciclo dei profili italiani della seconda edizione, è appunto la ripresa di un suo show dal vivo e di tutti i movimenti che precedono e seguono uno show dal vivo. Vediamocelo, Pino Daniele. Senti, ci manda 3 caffè, per favore. Poi 2 maccheroni aglio e olio. Una fettina di carne e... Se ne trovi sempre di panza, ci manda lui. 37. Jay! Oh! Ma che stai facendo? Sto facendo, sono attivi i film. Non so che sto facendo, sono la mano di fumo non sta capo, si è uscita la prima vera. Thank you.
Pino Daniele e la sua band, rappresentata questa sera da Tony Esposito. Ma io volevo chiedere a Pino Daniele e Tony Esposito che effetto fa vedersi, rivedere questo filmato dopo tanto tempo. Cosa fa, effetto vi fa rivedervi proprio? Ti fa un po' ricordare tutte le cose che sono successe quest'estate, insomma. Cioè, abbiamo fatto quasi 60 concerti e ti ricordi un po' tutto quello che hai passato, insomma, l'autostrada, i casini, divertimenti, le risate, i pianti e tutte le cose. Le liti, sì, anche le liti. Comunque, vabbè, la vita di gruppo insieme, stando, che ne so, 60 date, è un po' come fare due mesi insieme. Per cui c'è un'atmosfera anche un po' goliardica, no? Cioè, o si diventa amici o si diventa nemici. Io e lui siamo diventati amici. Sì, ma si diventa anche nemici. Senti, un'ultima cosa invece. Tu il premio lo prendi come miglior show dell'anno, ma in un certo senso sei stato anche il personaggio dell'anno, no? Cioè, i tuoi concerti sono stati una delle cose più eccitanti di questa estate, autunno, eccetera, eccetera. Io vorrei chiederti solo una cosa molto semplice. Una volta tu avevi intitolato un tuo album Nero a metà, nel senso che evidentemente c'era un'anima napoletana, un'anima mediterranea e allo stesso tempo anche un ritmo, un calore, un'atmosfera nera, cioè del blues. È cambiato ancora qualcosa? È questa la tua atmosfera che porti avanti? Diciamo che nasce da una realtà abbastanza moderna di una città, di un modo di fare musica che ha una melodia e un ritmo moderno, insomma. Quindi viene fuori da una realtà moderna di una città come Napoli. Ok, allora, Pino Daniele, un applauso per lui. All right. Ok. Mezzo in napoletano, mezzo in americano, ci salutiamo con Pino Daniele. E ricordiamo che ritorniamo dal vivo invece. Ritorniamo dal vivo, infatti è in arrivo dal vivo su questa pedana un personaggio che è stato sempre zitto finora.